E bentrovati di nuovo, oggi sono qui con Ascanio e il Ferri per parlare di Pirate Academy, tra pochissimo su Tiny. Pronti per un nuovo giro di giostra, oggi abbiamo Ascanio e il Ferri. Ascanio è il maestro scenografo di Terre Spezzate, hai costruito di tutto, non c'è progetto in cui tu non abbia messo le mani. Sei uno di quelli che ha visto nascere Terre Spezzate. Ferri invece, tu sei da meno tempo rispetto a Ascanio con noi, ma ti sei già dato da fare, hai lavorato a grossi progetti, a Raven Crew, Willow Tree, Demetra, principalmente ruoli di scrittura e gestione della logistica, che è sempre un compito ingrato. Benvenuti ragazzi. Grazie. Volete una caramella? Ma no, grazie. Grazie. Cambiate idea, è qua. Allora, oggi parliamo di Pirate Academy. Aska, cos'è Pirate Academy? Dunque, Pirate Academy, un po' lo spiega anche il nome, è un live pirati sulla barca. E quando dico barca intendo un veliero, la Grace, una nave che abbiamo già avuto modo di conoscere, un veliero incredibile. Da staff ci sono stato sopra poche ore, devo dire, ma sono state intense sì. e pazzesche. Mi immagino solo la vita a bordo da parte dei giocatori che hanno vissuto i loro personaggi per 3 giorni, l'ultima volta con Raven Crew, l'evento che abbiamo fatto proprio sul veliero, ed è una location unica perché sei in mare su questi 2 alberi con una ciurma d'eccezione proprio. E sicuramente folcloristica la sua, sì, sicuramente sì, a partire dal cuoco, il capitano, la donna fa parte del paesaggio. e quindi Pirate Academy vede i nostri pirati a bordo del veliero che impareranno a veleggiare. E perché impareranno? Perché è proprio un'accademia navale per pirati che pirati non sono. E, al contrario, dei marinai d'acqua dolce praticamente, okay. Al contrario di Raven Crew, che sicuramente è un evento che è stato più drammatico, tragico e esperienziale da questo punto di vista, Pirate Academy vuole essere sicuramente più scanzonato, sicuramente. Anche perché sì. Diciamo che attinge la sua storia da un diverso tipo di narrativa, non esteticamente parlando, ma narrativamente parlando. Sì, proprio a livello di ispirazione narrativa, mm-hmm. Sicuramente sì. Se io mi iscrivo a Raven Crew, mm-hmm. A parte che non posso perché mi pare che sia già sold out. È già sold out, sì. Complimenti. Però... Se io mi fossi iscritto a Raven Crew, a suo tempo, ecco, cosa avrei dovuto aspettarmi? Cosa ti devi aspettare? Come diceva Ascanio, sicuramente l'ambientazione della location è incredibile, perché abbiamo questo veliero eccezionale, bellissimo, enorme, la possibilità di interpretare la vera vita di mare in una zona, in un braccio di mare che è quello appunto intorno all'isola d'Elba, che è un posto bellissimo da vedere. E quindi quando tu intraprendi questa esperienza ti devi aspettare prima di tutto l'avventura a bordo di una nave bellissima e appunto in posti meravigliosi. Le ispirazioni, come diceva lui, sono ispirazioni rispetto al precedente evento più leggere, più rilanciane. C'è appunto questo gruppo di persone che viene presa e portata dagli eventi a trovarsi a bordo di una nave, a dover navigare, imparare a navigare, diventare veri naviganti in poco tempo, perché il destino li ha messi lì, e scoprono di avere fra di loro intrecci, conoscenze, e dover intanto accumulare anche l'esperienza per portare a casa la missione che il fatto gli ha messo davanti, cioè la missione di imparare a diventare veri pirati per portare a casa quello che tutti i pirati vogliono. Quindi una sorta di scuola di polizia, però col Jolly Roger. Ma col Jolly Roger, ho con capito. Le pistole a scoppio e il pappagallo. E il tesoro. E il tesoro, l'immancabile, forse più di uno. E poi ricordiamo che sulla Grace si dorme anche, nel senso che non certo. È solo un traghetto che ti porta in un posto, ma è la tua nave, dove mangi, dove aiuti a preparare, da mangiare, dove c'è la cambusa, dove si dorme in cucetta. Si mangia, si dorme, si cucina. Sulle hamache. Quindi una location con gioco continuato, mm-hmm. Itinerante. Esatto. In più in mezzo al mare. E non mi sembra poco. È tanta roba. È sicuramente un'ambientazione che può essere molto, molto, come dire, attraente
perché si ispira appunto per esempio a Monkey Island, per esempio a tutta questa narrativa piratesca, però con questo margine di così di leggerezza, un po' tipo i Pirati dei Caraibi. Un po' tipo i Pirati dei Caraibi, esattamente, esattamente, sì. A proposito di Monkey Island, questa è la tasca. Se Monkey Island ci ho giocato, lo conosco, non dico grossa memoria, ma quasi. E se penso a Monkey Island, penso anche a una certa estetica, che comprende anche degli anacronismi. In Monkey Island c'erano i distributori di lattine, certo, e cose moderne, però riviste in chiave piratesca. Pirate Academy come si colloca invece? Allora, non troveremo distributori di lattine sulla Grace. Pirate Academy vuole avere un'estetica piratesca più vera, nel senso dal punto di vista cinematografico. Mm-hmm. Mi viene da pensare a Black Sails, costumi curati, le pistole a scoppio, diciamo il dramma della vita dei pirati. Ciò non toglie che potremmo incontrare delle situazioni, delle cose che vanno un po' oltre a quello che può essere la vita storica dei pirati, e quindi situazioni surreali piuttosto che oniriche. Insomma, non voglio dire niente, ma... Ok, però tu stai girando intorno alla vera domanda che volevo farti. Mm. Stai costruendo una scimmia a tre teste? Non te lo dirò. Non risponderò a questa domanda. Ok. Magari un pappagallo. Un pappagallo a tre teste. Un'ultima domanda per te, magari tornando un attimo sul discorso della Grace. Mm-hmm. Voi ci avete già avuto a che fare, come detto in passato... con Ravenclaw, quindi anche con la vostra esperienza, qual è la particolarità di organizzare un LARP che si muove in mezzo al mare con una nave? Beh, sicuramente la Grace come location merita un approfondimento, perché è talmente diversa, è talmente particolare da ogni altra location che va sicuramente diciamo vista nel dettaglio con attenzione. È diversa perché si muove, intanto, continuamente, e si muove in un terreno che per molti è inesplorato come il mare, no? E quindi tu, se resti in Cambusa 2 ore, ti ritrovi in un posto completamente diverso da quello in cui eri quando sei sceso. E quindi tutto si è trasformato intorno a te e magari qualcosa di straordinario nel frattempo è successo, perché sei arrivato in un posto dove nessuno si aspettava tu potessi arrivare, dove qualcosa di sorprendente ti aspetta. Solo una location come la Grace, che di per sé è proprio una struttura mobile, ma che già è una location lei, che si muove all'interno di una location più ampia, che appunto è l'isola d'Elba e tutto il mare che la circonda, è una combinazione talmente potente a livello narrativo che è inarrivabile per qualunque location che sia statica, perché la differenza sostanziale è che è proprio il semplice gioco che prosegue trasforma tutta l'ambientazione e offre continuamente spunti e nuove situazioni in cui i giocatori si troveranno a dover fare cose che non si aspettavano potessero accadere, ecco. Quindi mi promettete che ci sarà qualcuno che camminerà sull'asse? L'asse è sempre lì. L'asse, e qualcuno che merita di camminarci probabilmente ci sarà. I giri di chiglia, se non fa il bravo. Se non fa il bravo, qualcuno che se lo merita lo troviamo. Comunque, a proposito della location La Grace, non dimentichiamo che comunque attorno abbiamo le coste, gli approdi. Eh certo, e quindi... perché non si giocherà solo a bordo della nave, ma... In passato Ravenclaw, anzi gli sbarchi sono stati parte del gioco, quindi la Grace giungeva in una caletta e giù calare la barca a remi per arrivare sulle sponde e scoprire... Questa interazione fra terraferma e navigazione è proprio un punto forte, perché appunto crea tutte queste situazioni. Beh, del resto, se c'è un diverse. Tesoro, una mappa del tesoro, ci sarà un tesoro seppellito da qualche parte... e non lo si può seppellire mai. Si può provare, ma è difficile recuperarlo poi. Va bene, io vi ringrazio per il tempo che grazie ci avete dedicato. Invito tutti i nostri spettatori di non perdersi... Io adesso la volevo una caramella. Stavo per mangiarne una. Ma vabbè. Qualcuno è andato a seppellirla e dovrete cercarla con una... Partiremo dalle caramelle. Dicevo... Grazie per il tempo, grazie a voi per averci seguiti anche questa volta, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Beccala!